vi facciamo vedere un van che ha colpito Raffa, che è qua dietro, e adesso ve lo facciamo vedere. Quindi era curioso, ci sono tre cose che l'hanno incuriosito: uno è il tetto soffietto, l'altro è che ha un vano di carico immenso. Mi ha detto: papà, guarda che vano di carico pazzesco che ha dietro. E la terza cosa cos'era? È che ha un costo di solo 74.000 euro. Esatto, allora considerando comunque il lievitamento generale dei prezzi, perché anche ormai i van praticamente costano come i camper o anche qualcosa di più in alcuni casi, ci sembrava abbastanza, tra virgolette, economico, perché parliamo sempre di 74.000 euro, non di noccioline, avendo tutte queste cose, quindi un 6,36 m, quindi per chi ha bisogno magari di un van con delle caratteristiche di spazio un po' più grandi, una classica dinette che adesso andiamo a vedere, ma appunto la particolarità, al di là del letto che c'è in alto, è ha un gavone davvero pazzesco, soprattutto per chi è amante magari delle bici o magari gli piace andare in moto, penso che questo sia un camper da tenere in considerazione. Adesso entriamo e ve lo spieghiamo. Bene, riassumiamo i dati salienti. Siamo in casa Challenger e stiamo parlando del V210 Sport Edition, su motorizzazione nuovo Fiat Ducato. Come vedete il layout, stiamo parlando di 2,05 m di larghezza per 6,36 m di lunghezza. Abbiamo un immenso vano di carico, come vedete dal disegno, indicato proprio per chi ha necessità di trasportare bici o moto o comunque avere davvero tanto, tanto spazio a disposizione. Internamente non è enorme, proprio perché tutto, diciamo, il senso di questo camper è proprio sulla parte posteriore, quindi sulle attività che vi dà la possibilità di poter fare questo camper. Di 4 posti viaggio, 4 posti a sedere per mangiare e 2 più un posto viaggio, quindi diciamo che è omologato normalmente per 2 posti. Adesso andiamo a vedere come è fatto. Il prezzo di partenza è 65.400. Il costo di questo che vi facciamo vedere di 75, 74, 75 mila euro. Entriamo e vediamo com'è fatto. Allora, appena entriamo, vediamo subito Raffa che si è messo sulla scaletta. Andiamo subito a vedere la cosa che gli piaceva a lui. Vediamo. Allora, adesso ve la fa vedere lui. Questo è il mega letto che c'è vista stelle in alto. Tra l'altro l'accesso è anche molto comodo con questa scala che si può ripiegare e c'è una finestra di accesso davvero molto molto larga. C'è questa bella barra LED che illumina tutto il frontale, questi sedili che sono fatti a rombo in pelle ecologica, nuovo Fiat Ducato con telematica Pioneer, una dinette davvero grande grande grande, perché guardate che questa si gira e praticamente arriva fino a qua, quindi avete un mega tavolo che permette a 4 persone di poter mangiare, quindi 2 lì e 2 lì. Abbiamo un accesso, tolta la scaletta, abbastanza comodo, mentre ovviamente per andare a dare vita a questo mega gavone che adesso andiamo a vedere, c'è questa zona che è un pochettino strettina, con la cucina con doppio fuoco e il lavandino classico con lavandino classico ripiegabile. Di qui andiamo a vedere il bagno. Quindi bagno con una mega doccia appena entrate, non hanno voluto utilizzare un sistema, diciamo, basculante di tutta la parete bagno, ma hanno preferito fare un qualcosa di classico, quindi con il WC, il lavandino magari poteva essere messo un pochettino in modo più comodo, magari per una persona che non è molto alta, stando con i piedi qua, magari fa un po' più di fatica, e il suo oblò. Scusate, la sua finestra laterale, oblò non ce ne sono internamente. Andiamo a vedere la parte clou, quindi vediamo qua il mobilio con i pensili, ci sono due pensili da una parte e due pensili dall'altra, questo mega letto matrimoniale immenso con un oblò 40x40 dietro, tutto a comando elettrico, quindi guardate un po' cosa c'è dietro. Eccolo qua. Guardate, per gli amanti degli sport bici moto è una cosa impressionante quanto è grande, tutto con alluminio mandorlato. Ci sono degli sportelli che adesso andiamo a vedere cosa sono, quindi l'altezza utile praticamente arriva fino là. Nel momento in cui il letto è tutto basso, avete comunque un vano di carico davvero molto molto importante.
Bene, eccoci qua, Raffa. L'altra cosa che ti ha impressionato, vero? Qua cosa ci metteresti dietro? Se tu avessi questo van, cosa ci metteresti? Le biciclette. Guardate come è fatto in modo particolare con questo divisorio, con questi ganci. A mio avviso è un camper, diciamo, molto minimal, quindi internamente, come avete visto, non avete grande spazio, ma per chi ha necessità di un mezzo che gli permetta di vivere esperienze all'aria aperta con le proprie moto, con le proprie bici e avere un punto di appoggio di un van che lo possa portare ovunque, credo che questo van sia da tenere davvero in grande considerazione, anche rapportato al prezzo che, come avete visto, è tra virgolette di solo 74-75 mila euro. Questa è la vista col portellone aperto, il letto in questo momento è tutto in alto, ok? Tra l'altro può portare fino a 250 kg, di conseguenza non c'è nessun problema, possono dormire tranquillamente due adulti importanti, diciamo così, e andiamo a vedere, abbassandolo tutto, ci rendiamo conto di dove arriva il letto. Quindi questa è la modalità tutto basso e vi rimane comunque un gavone davvero molto molto importante. Andiamo a vedere anche cosa c'è qui. Qua c'è l'attacco per la doccia, qua ci sono delle spine per eventualmente ricaricare, accendere e spegnere la luce, c'è un vano dove c'è la possibilità di aprire e chiudere lo scarico dell'acqua, mentre da quest'altra parte credo ci sia il vano bombole, teoricamente, sì, e altra particolarità, potete metterne due. Tra l'altro ce ne stanno due, secondo me, da 10 kg, sì, perché il vano è molto molto ampio, dove hanno fatto ovviamente lo sfogo per l'aria. Molto molto semplice, ma che ha tutto quello che serve per poter vivere tutte le vostre avventure con i vostri mezzi che amate. Approvato, Raffa? Ti piace? Guarda, Raffa, ci sono i mezzi dei vigili del fuoco. Vuoi andare a vedere? Qua c'è la dimostrazione di come viene legata la mucca per essere portata non so dove. Sali per la prima volta su un mezzo dei vigili del fuoco? Ma quanto sei in alto? Guarda il sedile, sembra un sedile per partire sullo spazio, guarda. Inquadra dentro. Bello? Cos'è, motorizzato Mercedes? Guarda quanto sei in alto! Che spettacolo, guarda, arrivi quasi all'altezza della stella. Guarda quanto è alto, che bello, sono sempre affascinanti vedere questi mezzi, siamo abituati a vederli sempre di corsa quando vanno in intervento, ogni tanto è anche bello vederli fermi e guardare i particolari. Andiamo a vedere se si può vedere dentro, cosa c'è dentro quelle cassette lì. Ci sono tutto l'impianto che dà la possibilità poi di collegarsi per poter con gli idranti spegnere il fuoco, guarda che roba. Qua ci sono le seghe, quelle per poter tagliare eventualmente la lamiera o accedere a posti dove non possono entrare. Guarda che bello. Bellissimo. Dai, adesso ritorniamo ai nostri camper, eh? Bene, adesso andiamo nel padiglione 6, abbiamo tutti questi fior di Arca, Autostar, Burnster, Deathless, Dreamer, Etrusco, LMC, Leica, Rapido, Itineo, Mobilvetta, Malibu, Imer, Euromobile. Dai, qua ci sono già dei camper molto molto interessanti. Andiamo a vedere quello che vi vogliamo far conoscere. Credo che Mobilvetta con questa camper stia sondando il terreno e voglia entrare un po', permettetemi il termine, tra virgolette, tra i più grandi, quindi alzare un po' il livello, l'asticella ulteriormente del brand per farlo diventare molto più raffinato, esclusivo, e purtroppo, signori, il mercato sta andando in questa direzione. Più andiamo verso l'esclusività e fare dei prodotti particolari, e più l'aspetto economico viene meno. Purtroppo
o per fortuna è così, e quindi più saliamo di target e meno problemi di commerciabilità e di vendita ci sono, perché si va a vendere un prodotto esclusivo e quindi si possono avere anche dei ricavi molto maggiori, in quanto il prezzo lievita davvero tanto e i margini salgono notevolmente. Quindi penso che questa sia l'ottica di Mobilvetta, che all'interno del gruppo Trigano praticamente spicca un po' di più e si vuole porre vicino a Euromobil come marchio. Bene, adesso siamo in casa Autostar. Quando vedi i gavoni grandi ti siedi dentro? Bello grande questo, eh? Che camper è? Un Autostar Prestige Design. Andiamo a vedere come fa. Questa è la parte posteriore. Bene, eccoci qua, andiamo a visionare questo bellissimo Autostar 1790 LJ Prestige DE. Questo veicolo parte da un 114,9, vi dico subito il prezzo, così non vi faccio attendere, 117.300 euro il prezzo del veicolo esposto. Allora, i dati principali: 7,95 la lunghezza, 2,31 la larghezza, 2,92 l'altezza. Ovviamente questo è un camper omologato per 4.500 kg, quindi un patente C, 4 posti viaggio, 6 possibilità di posti a sedere nella zona giorno e 4 posti notte. Monta il nuovo 2002 180 cavalli con cambio automatico a 9 marce, e entriamo dentro, andiamo a vedere. Allora, la prima cosa che vediamo prima di entrare è una porta molto molto larga con la targhetta Alde. Quindi Alde, vi ricordo, sistema di riscaldamento come a casa, quindi con i termosifoni, non sentite nulla girare, nessun rumore, e si riesce a scaldare in modo molto più omogeneo tutta la cellula del camper in qualsiasi punto. E c'è anche il cestino. Entriamo. Bene, entriamo. Allora, troviamo un gradino elettrico, un accesso davvero molto molto largo, c'è tantissimo spazio e guardate la zona giorno, che bella. Allora, la particolarità di avere questo face to face con il tavolo molto grande e la possibilità di spostarlo in modo agevole con questa piccola maniglia che vi permette di farlo andare avanti e indietro. Ovviamente ci sono i due classici sedili anteriori girevoli, lì avete questo mega pannello di controllo con tutte le quattro telecamere che potete vedere intorno al camper per avere migliore diciamo visibilità delle manovre. Qui abbiamo il classico letto che scende sopra la cabina da 200 kg, un mega oblò, un mega panoramico per tutta la zona giorno con quattro pensoli sopra la cucina. Una cucina molto particolare con questa forma a cascata in legno, ci sono tantissimi vani per lo stipaggio con la memory, i due fuochi, in alcuni casi preferisco il due fuochi perché avere tre fuochi piccoli meglio averne due grandi, e un bel lavandino stile ristorante. Poi di qui abbiamo una parte a colonna con due vani di carico più il frigo da 150 litri più il freezer, e poi entriamo di qui nella zona notte che come sempre in questi casi è sempre divisa da una portiera, e guardate che meraviglia. Abbiamo subito a sinistra un box doccia molto ampio con un oblò. Io adoro avere l'oblò sulla doccia perché è molto utile. Guardate che bel effetto LED che c'è nella doccia. Come vedete, come a casa, come dicevo prima, riscaldamento Alde ha proprio dei termosifoni. Qui vedo che c'è molto spazio per muoversi e si accede al bagno dove c'è il WC, classico lavandino trasparente molto fine, con il porta abiti, ciao, e lo specchio. Molto semplice anche di qua, e la particolarità che hanno deciso di mettere anche di qua un oblò. Adesso chiudiamo il bagno e vediamo la zona notte, che ovviamente ha la possibilità di essere chiusa da queste porte. Quindi c'è un letto gemello molto 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 largo con questa parte centrale che ovviamente può essere messa qui, e può diventare un mega letto anche per magari due ragazzi, un ragazzo e i genitori che vogliono dormire insieme. Troviamo questo pannello di controllo con 4 USB e un autoradio per la musica. Ci sono tre pensili in coda più altri pensili qui sulla parte laterale dove si può accedere a il liquido dell'Alde e andare a verificare il livello. Diciamo che è un camper davvero importante nelle dimensioni, ma che dà
una vivibilità a bordo molto molto interessante, molto bello. Altra particolarità, questo mezzo ha il doppio pavimento tecnico, nel senso che tutta la parte tecnica per l'accesso ai serbatoi è riposta nel doppio pavimento, che poi adesso andiamo a vedere perché c'è anche un piccolo scomparto sulla parte esterna. Bene, quindi vi ricapitolo la zona giorno, davvero bellissima, molto molto capiente. Io adoro il face to face in questa tipologia di camper. La parte di controllo con il classico strumentazione CBE. Qua c'è una piccola vetrinetta che gli dona un po' di esclusività, magari se volete mettere le vostre bottiglie e i vostri calici per un bel brindisi. E qua la parte adibita alla televisione. Bene, come vi dicevo prima, è munito di un doppio pavimento e in questo caso è su questa linea passante completamente, quindi avete la possibilità in questo caso di usufruire di tutta di tutto il pavimento. Come altezza siamo internamente intorno ai 25 cm, è davvero molto molto considerevole. Sotto invece il passeggero anteriore troviamo comodissimo il vano bombole con le due bombole a portata di mano, dove tra l'altro ci stanno anche quelle proprio grandi, quella è la versione un po' più grande, quindi non avrete mai problemi di gas. Bene, lasciamo qui lo splendido padiglione dove c'è Autostar. Abbiamo visto questo bellissimo Prestige Design, davvero molto 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 bello, e adesso vi ci portiamo da un'altra parte. E qui siamo dentro una chicca di Himer. È un camper che ha riscritto un po' tutto, ha un layout completamente innovativo e particolare, unico nel suo genere. Sembra la parte, il gargarozzo delle balene. Bene Raffa, siamo usciti dal padiglione 6, abbiamo fatto un altro giretto, abbiamo avuto modo di incontrare alcuni amici, ci siamo confrontati su alcune cose, è stato molto bello. Parma è davvero bello perché ci si incontra e ci si ritrova dopo tempo. Adesso oggi siamo un po' stanchini, rientriamo in camper perché stasera ci aspetta una mega tavolata, un mega incontro davanti alla nostra postazione con tutti gli amici di Vita in Famiglia che ci sono venuti a trovare, quindi vi ringrazio anche qui, siete fantastici, non vedo l'ora questa sera di stare tutti insieme. E poi domani si andrà, ci concentreremo al padiglione 2 dove ci saranno tutti gli accessori. Quindi abbiamo diviso un po' le due giornate in modo tale da dedicarci solo ad alcuni camper che avevamo desiderio di portare qui sul canale, e mentre domani ci dedicheremo sulla parte accessori, andremo a vedere cosa c'è di interessante e, come vi avevo promesso, vi farò vedere una novità 2025 pazzesca che rivoluzionerà completamente soprattutto il mondo dei van. Quindi rimanete collegati e ci vediamo più tardi. Ce li hai tutti dietro!